Il tema dell'artificial intelligence sta, diciamo, aumentando l'interesse dal punto di vista regolatorio. Bisogna dire che innanzitutto il regolamento attuale non è stato pensato per artificial intelligence perché storicamente quando è venuto in luce questo regolamento, l'artificial intelligence non aveva ancora questo salto che si è avuto negli ultimi anni di applicazione su larga scala anche, diciamo, in cose quotidiane. E quindi il regolamento non è in grado di rispondere pienamente in modo puntuale ai problemi dell'artificial intelligence. Ovviamente il regolamento, come tutto quello che l'ha preceduto, fornisce una serie di principi e di regole che in quanto tali sono estensibili anche al contesto dell'artificial intelligence. Rimane il problema che nell'artificial intelligence ci sono nuove complessità e anche un nuovo modo, se vogliamo, di usare gli stessi dati. Non ci interessa molte volte più il dato del singolo, ci interessano i dati di gruppi, ci interessa profilare il comportamento di più esseri umani e molte volte addirittura non con la finalità di trattamento dati personali in senso tecnico, ma sicuramente con la finalità poi di assumere decisioni che hanno un impatto sociale. E quindi i temi non sono neanche più solo data protection, ci sono molti aspetti di diritti umani e vari diritti umani. Per questo, diciamo, accanto a questa nuova primavera dell'artificial intelligence, perché poi di artificial intelligence, serie storiche di primavera, però adesso c'è la capacità computazionale, quantità di dati e capacità applicativa, in questo contesto si sta sviluppando anche una certa reazione, se vogliamo, come sempre, regolamentare, e quindi si sta ragionando su come regolare l'artificial intelligence. Questo ragionamento quindi evidenzia come l'artificial intelligence ad oggi non sia pienamente o in maniera soddisfacentemente regolata da un quadro esistente. Sul punto ci sono attività, soprattutto a livello di Consiglio d'Europa. L'Unione Europea è un pochino indietro in questo, complice probabilmente anche, diciamo, l'avvicendarsi della Commissione, quindi ovviamente, diciamo, questo incide su vari processi legislativi. Anche la precedente Commissione si è focalizzata soprattutto sugli aspetti etici, creando un gruppo di esperti su questo tema. In realtà c'è un po' di confusione forse anche su etica e diritto, bisognerebbe tener conto ciò che è etica e ciò che è diritto e soprattutto in ottica anche molto concreta per dare risposte a quelle che sono le esigenze di imprese e di cittadini, bisognerebbe spiegare che al di là delle linee guida etiche, che sono ottima cosa, però bisogna anche trovare delle soluzioni regolamentari. E questo non vuol dire necessariamente ripensare le regole, ma contestualizzarle principalmente, adattarle o comunque dare delle risposte più puntuali a alcuni aspetti di artificial intelligence. Su questo il Consiglio d'Europa ha già lavorato, ha già fatto delle linee guida su artificial intelligence e data protection, ne sta adottando una raccomandazione adesso su diritti umani e artificial intelligence e la prossima settimana inizia i lavori esplorativi per vedere se si può, se è opportuno introdurre una convenzione a livello internazionale, il Consiglio d'Europa, su Artificial Intelligence. Quindi mi sembra che, per sintetizzare, diciamo, il Consiglio d'Europa si stia orientando molto più sul discorso human rights e regolamentazione, mentre l'Unione Europea ovviamente cerca di valorizzare il GDPR, quindi il regolamento esistente. Anche se ad oggi, diciamo, manca ancora secondo me un'elaborazione puntuale di come questo regolamento si possa applicare all'artificial intelligence e come possa superare alcune barriere che ci sono, perché comunque il regolamento è un'evoluzione della direttiva e quindi risente di una certa storicità, diciamo, delle categorie utilizzate dal punto di vista giuridico.